Per la Sicilia sarebbe opportuno calendarizzare elezioni ogni mese per smuovere uno stallo strutturale assurdo che di fatto ha mantenuto praticamente fermo il motore pulsante dell'economia isolana. Nel periodo post-elettorale, come sempre, da decenni, a prescindere da chi si aggiudica la conduzione, tutto torna alla presunta normalità. Non fare nulla o quasi. Si torna a dormire, ad accettare una sorta di status quo intoccabile. Tanto i siciliani si accontentano, hanno il sole ed il mare. Qualcuno afferma in giro per l'Italia, ironicamente. Torniamo al prima delle elezioni. Solitamente arrivano fiumi di denaro, soluzioni di ogni genere, miliardi di euro per risolvere problemi ormai atavici in ogni settore. Con lo spirito di considerare che la speranza è sempre ultima a morire, accolgo con particolare piacere che il governo arrivi in Sicilia e sigli un piano di finanziamenti che toccano i 7 miliardi, un patto di coesione che non ha uguali, il ponte sullo stretto di Messina, il contrasto al dissesto idrogeologico, la gestione dei rifiuti, il risparmio energetico, la grande emergenza legata all'acqua, i termovalorizzatori, aiuti alle imprese, miglioramento delle aree industriali, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana, sociale e salute, istruzione e formazione, cultura ed infine ambiente e risorse naturali, praticamente fondi destinati a 580 sogni nel cassetto dei siciliani. Chissà che finalmente non si avverino, mettendo le persone giuste e competenti alla gestione per la realizzazione di tutti questi obiettivi che, va ribadito, ad oggi sono solo una speranza.